Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Con questo spirito CGIL, CISL e UIL hanno dato il via alle celebrazioni del 1° maggio, la festa dei lavoratori. In provincia di Teramo le iniziative si sono moltiplicate seguendo la scia del tradizionale Aspettando il 1° maggio, evento che ha radunato oltre 5.000 persone al Parco Fluviale di Teramo. A partire dalle 18 ieri la musica ha fatto da colonna sonora una serata di festa e riflessione, protraendosi fino a tardanotte. Non solo intrattenimento, ma anche momenti di dialogo e confronto. Gli interventi dei sindacalisti e lavoratori hanno tenuto alta l'attenzione sulle tematiche dei diritti e del lavoro. Il clou delle celebrazioni del 1° maggio in provincia di Teramo si è svolto a Giulianova, dove Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale della CGIL, ha partecipato attivamente all'evento, sottolineando l'importanza della sicurezza sul lavoro, un dato che in provincia emerge in maniera negativa. Il tema della precarietà e povertà del lavoro è strettamente correlato anche alle condizioni di salute e sicurezza nel posto di lavoro. Del resto lo stesso INAIL ci indica che più il lavoro è precario, più siamo di fronte a contratti a termine, a contratti intermittenti, a contratti che hanno una forte discontinuità, e minore è l'investimento in termini di formazione e quindi di sicurezza, e più alto diventa l'indice degli infortuni sul lavoro e anche delle morti sul lavoro. Ecco, soltanto questo dato dovrebbe dare assolutamente la condizione di un costo sociale in termini di vite umane e di costi per lo Stato, che va affrontato con politiche serie e incisive che rimettano al centro la cultura della sicurezza e la sicurezza sul lavoro, non come un costo ma come un investimento da parte delle imprese, dello Stato e di tutti noi. Per il segretario regionale della CGIL Carmine Ranieri, il governo non ha fatto nulla per incrementare i controlli nell'ambito lavorativo. Ci saremmo aspettati dal governo che nelle misure che ha predisposto, che sono misure di propaganda, diciamocelo, ci fossero state invece delle misure per assumere ad esempio ispettori sul lavoro da parte del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, dell'INPS, da parte delle ASL. Invece tutto questo non c'è. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema importante che noi vogliamo mettere al centro dell'attenzione. La provincia di Teramo, maglia nera per infortuni e morti sul lavoro, e da inizio anno già diversi infortuni, tra questi anche mortali. Pensiamo che i dati dell'Istat dei primi 2 mesi in Abruzzo dicono che è in aumento gli infortuni mortali e gli infortuni generici. Purtroppo a livello nazionale si continua a non voler prendere delle vere e proprie soluzioni. Si parla ora tanto di patente a punti o patente a crediti, come la vogliamo chiamare, che è stata proposta anche da noi, però questa patente a punti deve essere afflittiva per poter funzionare. Ci servono misure più costringenti per le aziende, perché se no così la strage continuerà.